tempo di iscrizioni di immatricolazione all'università, siamo venuti alla statale di Milano per vedere come vanno le cose. Eccoli qui i cartelli che segnano dove bisogna andare per la consegna di domanda di immatricolazione di quest'anno. Andiamo a vedere. Devo entrare ora. Devi entrare. A che corso ti iscrivi? Allora, scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio. Ok, adesso è arrivato il tuo turno, quindi ti lasciamo andare. Quindi venite da Novara per iscrivere un'università qui in statale. Che facoltà suo figlio ha scelto? Scienze comunitarie, una cosa del genere. Scienze comunitarie. C'è l'accesso programmato? Eccolo che arriva, guarda. Eccolo che è arrivato. Come è andata l'iscrizione? Ma sì, tutto bene. Bene. A quale facoltà ti sei iscritto? Scienze politiche. Scienze politiche. Accesso programmato o libero? Libero. Libero, quindi niente test. C'è solo un piccolo test delle conoscenze, ma non implica l'ammissione. Che corso ti sei iscritto? Giurisprudenza, quindi insomma pesante. Tu sei di Milano? No, vicino a Como. Vicino a Como, quindi fai pendolare. Sì. Come costi, come file, come ti sei trovato qui alla statale? Per il momento bene, poi vediamo quando inizio come sarà. Per quanto riguarda i costi fino adesso, quanto avete speso? Dunque i costi per adesso non siamo falliti ancora, il pane, il latte e colazione ce l'abbiamo ancora, comunque no, penso abbastanza contenuti complessivamente. Sì, bene o male la spesa di iscrizione, poi per il resto finora niente. Prima rata possiamo dire di quant'è più o meno? Sono circa 700 euro, qualcosa 700. Meno. Sono circa 700 euro, quindi insomma una spesa sì. abbastanza forte. Sì. Tu arrivi da Novara, quindi cosa fai? Ti trasferirai qua probabilmente? No, faccio il pendolare. Pendolare, quindi sarà qualche anno duro. Sì, però più che altro voglio stare a casa mia, per cui faccio il pendolare. Tu arrivi da Milano? No, io abito sul Lago Maggiore, da Castelletto Ticino. Quindi sei una pendolare? Sì. Cosa fai, ti trasferirai qui a Milano? No, o... andrò avanti e indietro. Tu che scuola hai fatto prima di l'università? Io ho fatto il liceo linguistico. Liceo linguistico. Obiettivi, che cosa vuoi fare dopo l'università? Ancora non è molto chiaro, quindi vediamo. Mezzogiorno, la segreteria ha chiuso, gli sportelli sono tutti ormai appunto chiusi anche loro, vedete, postazione chiusa, non abbiamo trovato moltissimi studenti ad immatricolarsi, probabilmente alcuni ancora lo dovranno fare e altri stanno magari ancora scegliendo che tipo di università fare, però noi gli auguriamo comunque in bocca al lupo.